Ciao a tutti e bentornati in Star Wars, finalmente. Oh, è sempre un piacere giocare a questo gioco, eh. Yay! Di là, eh. Oh. Ma vuoi vedere che ci sono delle zone nascoste da qualche parte? No, non è vero. Porcaccia, ho dimenticato il doppio salto. Cioè, più che altro non pensavo che sarebbe servito, a quanto pare sì. Vai, Tarzan. No, vabbè. Cosa cazzo? Non ridete che non è facile, eh. Non è facile. Poi 2 minuti fa stavo giocando a Gridfall, per cui vi assicuro che... Sì, vabbè. Grazie al cazzo che telecamere sono, ma vaffanculo. Dai, va, ho capito che non serve forse rimbalzare più volte lì. Facciamo così. Ah, ecco perché. Va bene, dai. Che trauma. Portate pazienza, ma la vecchiaia si fa sentire. È ferito. Facciamo qualcosa. E chi l'ha ferito? Ah, io volevo agganciare il bersaglio. Vabbè, dai. Fanculo, vecchio mio. Ora capisco. Quest'albero collega il nucleo del pianeta al centro. Il maestro Reno Cordova incontrò qui il suo vecchio amico Tarful, un capo tribù Wookiee. Nutrivano grande rispetto l'uno per l'altro. Ci sta, direi. Ci buttiamo di sotto? Mi sa di sì. Ah no. Ci si arrampica, ok. Che spettacolo, eh. Ve li immaginate uno spin-off con questa visuale qua? Cioè con lui mignon? Non sarebbe malvagio, eh. Ok, ma lì come ci si arriva? Vediamo. Si può andare anche di qua, eh? Sì, si può, ma noi vogliamo andare là. Ok, ho visto il punto. Credo. Boing. Perfetto. Ah, c'è pure una scatola, fra l'altro. Oltre all'eco. Vediamo un po'. Quali oggetti inutili c'è qua dentro? Ah, c'era qualcosa laggiù. Kashyyyk libero. Ma. Arriveremo a due punti? Un Wookiee che scalava l'albero. Sarà stata una prova. Un rito di passaggio dei guerrieri Wookiee prevedeva di scalare quest'albero fino ad altezze vertiginose. Purtroppo chi sbaglia ci rimane male. No, un po' di più in realtà, eh. Ma non c'è niente. Ok, qua. Vamos! Non so perché, ma ho idea che cada fra poco. Ma perché c'è una zona di atterraggio? Ah, ecco perché. Quella! E questo? Ma che bel babbuino! Più o meno. Tac! Il Tac è un primate nativo del pianeta Kashyyyk che vive tra gli alberi. Queste creature amichevoli scendono spesso di livello del suolo per cibarsi dei frutti caduti a terra perché troppo Molto maturi. bene.
Molto bene, tac. Vuoi controllare? Vediamo cosa hai trovato. Pilota. Ecco, queste qua sono delle poche cose che cambierei effettivamente, eh. Mettiamo questo qua. Scuro, così ci mimetizziamo. E qua cosa c'è? Un piffero. Ok. Voilà. Meglio di Giacomo in tre uomini nella gamba, eh. La guerra non è finita. I nostri sforzi sono serviti. Ah. Ah, c'è un'altra liana lì. Ok, adesso l'ho vista. Vai. Che figata la doppia capriola. Spendiamoli sti punti. Dai su. Riposiamo. Tanto non torniamo mica indietro. Va bene così. E qua abbiamo l'imbarazzo della scelta, eh. E cosa serve averli così vicini? No, davvero, ditemelo. Cosa serve averli così vicini? Non lasciamo mica pararli tutti. Wow. Subito. Sperando di metterli in pratica in qualche modo. Una schivata di precisione. Cioè così praticamente. Oh. L'animale di prima. Forse è l'ultimo della sua razza. L'ultimo uccello è Shio. Questo uccello potrebbe essere l'ultimo esemplare della sua specie. Tutti gli altri sono morti da tempo. Secondo quale deduzione è l'ultimo non si sa. Comunque va bene. Non è che se io vedo una cosa alla volta vuol dire che è l'ultima, eh. Sempre più difficile. Ammazza, oh. Vabbè, no. Siamo partiti e eravamo troppo bassi e è finito ancora peggio. Ora si ragiona. Sapete perché ho sbagliato prima? Perché il primo salto non l'ho fatto doppio. Non me l'aspettavo. Poverino. Che bello. Sì, possiamo aiutare, ma dobbiamo stare attenti. Non voglio spaventarlo. Ehi, va tutto bene. Non siamo qui per farti male. Siamo amici, capito? Amici. Va bene. Ah, 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 ah. Questo è un pezzo della nave della nonna sorella. Dobbiamo rimuoverlo. Con la forza. Farà male, capito? Mi dispiace. Infatti. No. Grazie, BD. Oh. Ma non farlo cadere per terra, però. Ecco fatto. Oh. Il minimo che possiamo fare. Jurassic Park. Gli uccelli Shio vengono avvistati così di rado che un tempo erano considerate creature leggendarie. La corporatura e il piumaggio dello Shio gli permettono di coprire grandi distanze semplicemente planando, con un ridotto dispendio di energie.
Essendo in grado di mantenersi in forza così a lungo, raramente abbandona il nido. Secondo gli esperti, un esemplare adulto va a caccia non più di una volta a settimana. La sua dieta a base di Slig e V-Shock gli è valsa la fama dei protettori dei Wookiee e delle foreste di Worshire. L'avvistamento di uno sci è considerato una rara benedizione che promette serenità per l'osservatore. Speriamo bene. Sono qui, BD. Ehi, BD, che roba è? Ah, hai trovato qualcosa. Bah. Vabbè. Il nulla. Amico mio, dalla cima... Amico mio, dalla cima di quest'albero si gode una vista... Si gode una vista impagabile. La scalata mi ha dato tempo di riflettere. La volontà della forza mi ha fatto trovare Bogano e mi ha fatto essere qui. C'è un viaggio più grande all'orizzonte. Una vista impagabile, mai vista prima. Adesso voliamo. Vuoi darci un passaggio? Ma cosa? Ma chi ci crede? Cos'è cazzo? La leggenda infinita? No, come si chiamava? Quel film anni 80. The Never Ending Story. Ma sì, dai, avete capito. Quello col dragone bianco. Dove ci porta? Non siamo neanche noi che lo decidiamo. Vabbè. Calcazzeggia. C'è molto che l'impero non ha ancora toccato. Calcazzeggia. Comunque è stupendo da vedere. Pare di stare in Avatar. Sì, ma dove andiamo? Scansione, scansione, BD. Grazie, BD. Nuova Elsa. Ok. Verde. Arancione. Sarebbe da fare a tema, eh. Io le sto facendo un po' la cazzo di cane, comunque va bene. Ecco, metti che il materiale è un'altra cosa molto carina alla fine, perché tutto sommato si vede, ecco. Però tutto il resto... Boh. Wow. Sì, ma noi non vogliamo la spada così, vogliamo proprio quelle doppie. Cerchi qualcosa? A meno che non ci sia quella doppia ad Atomir, veramente, come vi avevate detto. Finalmente ho trovato il mio tesoro. L'Astrium. Se ne servivano i saggi Zeffo millenni fa. Sto stringendo fra le mie mani un pezzo di storia galattica. Non troverò mai il modo di sdebitarmi con Tarful. Sai cosa vuol dire questo? Non c'è più bisogno di tornare a Datomir. L'oscurità ha reso impossibile la ricerca dell'Astrium nella tomba di Kujet, ma la forza... La forza ci ha mostrato un nuovo sentiero. La tomba di Kujet. Voci multiple. Durante il suo viaggio su Kashyyyk, Cordova ha incontrato il capo tribù Tarful
e Christie gli ha svelato l'esistenza di un antico manufatto sulla cima dell'albero delle origini. Cordova si è arrampicato sull'albero delle origini e qui ha scoperto uno degli ultimi Astrium Zeffo rimasti. Con l'Astrium ha poi avuto accesso alla cripta subogono e vi ha nascosto l'Holocron. Punti non ne abbiamo, vero? No, purtroppo. E secondo me qua, arrampicati sull'albero, ci sarà la boss fight con la nonna sorella. Non per niente c'è il punto di meditazione. Oppure con lui la boss fight, no? E durante la boss fight secondo me lui ci aiuta anche. Ma vedremo. Era abbastanza scontato, eh. Scontato. Guarda chi si rivede. Spero per l'ultima volta. Chissà perché la seconda sorella ti considera tanto importante. A lei piacciono i souvenir, ma... io non sono così sentimentale, onestamente. Tu non vali il mio tempo. Perciò facciamo alla svelta. Mazza che brutta che sei. Senza offesa, però cacchio. Che aspetti a colpirmi? Bel maschiotto. Posso aspettare. Solo un graffio. Oila, quante volte mi spingi per terra? Pam, pam. Ok. Oila. Eh no. Oila. Male per una nullità. E per un Jedi invece? C'è differenza? Ops. Secondo stadio. Cazzo, non me l'aspettavo. Beh, d'altro neanche giusto che abbia cambiato moveset. Bastarda. Wow, 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 wow. Perfetto. Vieni, vieni. L'ho appena sentito. Vieni. Risata isterica. No, B, cazzo, mi aspettavo X io. Detti infami. Bene. Wow. Ah 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 ah. Cazzo. Dammi qua. Dai, vieni. Oh, 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 levatelo dalla testa. Pam. Nah. È finita. Uccidila. Un inquisitore non si arresta di fronte agli ostacoli. Quando hai già perso te stesso, un altro è poca cosa. Sai, ero un Jedi anch'io. Farà un vero piacere catturarti. Oh. E vederti andare in pezzi come tutti gli altri.
Sei arrabbiato? Aspetta di conoscere l'isolamento, le torture, le mutilazioni e i tuoi amici! Non ti lascerò toccarli! Non puoi fermare l'impero! Io posso fermare te! Sì, abbiamo appena steso un inquisitore. Sì, io mi assicurerei che sia morta veramente al posto tuo. Comunque va bene. Pensavamo fossi morto. È bello rivederti. Ora dobbiamo andare. Sire e Grise ci aspettano. Bello, 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 davvero bello. Nona sorella sconfitta. Ah, ma siamo all'inizio qua. O no? Diretti alla sommità dell'albero delle origini, Cal e BD si sono trovati di fronte all'uccello scio. Dopo essere scampato a una caduta mortale usando il capriolo Jedi, Cal è salito sullo scio insieme a BD per raggiungere la cima dell'albero. Qui i due hanno scoperto che anni prima Cordova aveva già recuperato l'Astrum Zeffo, ma che in una tomba Zeffo su Dathomir avrebbero potuto trovarne un altro. Se ne stavano andando quando la nonna sorella li ha attaccati. Cal ha avuto la meglio spingendo la nonna sorella giù dall'albero. Riconoscente, l'uccello scio ha accompagnato Cal e BD fino al suolo. Ora devono sperare di trovare un Astrum su Dathomir. Un punto abilità. Poco. Ah, ma così torniamo veramente indietro allora. Già. Su. A Dathomir allora si va, giusto? Rientriamo subito. Bersaglio localizzato. Non avvicinatevi troppo. Ma che cazzo, perché non cadono questi? Ti farò. Bene. Au. Sbagliato. Aiuto, BD. Merda. Va bene. Ehi, No, ma che cazzo? Ma perché si sposta in avanti? Mente catto. Vabbè. Volevo prenderlo con la forza, ma non ci sono riuscito. Ops. Saranno fatali. Ehi tu. Ehi, BD. Giù. Di qua, prima era chiusa evidentemente, vediamo. Ci saremmo andati altrimenti. Va tutto bene, BD? Bene. Bene. Sì, ma si apre. Dai su. Vai. 89% esplorato. 14 casse di 27 e un eco su 5. E ce n'è di roba da fare qua.
Ah, bene. Tu. Ah. Ecco. Scoperto l'arcano mistero anche qua. Mi serve qui. Cos'è, BD? Cacciatore di taglie. Bella. Wow. Insomma, ritorniamo alla Mantis, giusto, perfetto. No, qui ci siamo già stati, sì, c'era quell'eco lì. Veloce, veloce, veloce. Adesso ormai abuserò della cosa, della capriola. Qualcuno vuole occupartene. Eh? Come ci si arriva là, ragazzi? Ah, da qua. Dai, proviamo ad andare là. Ah, questo. Prova a resistere. Peccato. La tua morte è sicura. Non questa volta. Non puoi vincere. Cazzo. Non mi sfuggirai. Oh, oh. Starto. Beh. Ah, già, è vero. Proviamo solo a vedere questa scorciatoia. Cioè, questo passaggio qua, visto che siamo qui, ragazzi, dai. Dopodiché andiamo avanti con la storia. Che dite? Ho fatto bene? BD, puoi occupartene tu? Ah, quindi di qua eravamo passati prima che avessimo il braccio connettore? Vuoi guardare dentro? Vediamo cosa hai trovato. L'avevo vista io. Bella. Bella anche questa. Riusciamo a tornare indietro secondo voi? Sì, per fortuna. Dai. Alla Mantis. Che non è una parolaccia, eh. È alla Mantis. Vai. Direzione Datomir. In arrivo. Attenti ai suoi movimenti. Sparate. Così ci ucciderà tutti. Attenti. Oh. Sparo. Ho toccato per sbaglio il pulsante dell'attrazione. Recidivo. Però mi ha preso, cazzo. Oh, è nuova questa. Quindi le casse non sono segnalate della mappa. BD, mi serve qui. Cosa c'è? Questo è un problema. O almeno non mi sembrava che fosse segnalato, eh.
Cioè, praticamente uno per ritrovare tutte le casse che ha già passato bisogna che si esplora la mappa completamente, che palle. Se avete consigli ditemi, che sono tutto orecchi. Abbiamo due punti adesso, vediamo. Ma che... Lì c'è un nemico simpatico. Come un dito nel sedere. E questo? Perché non me ne ero mai accorto? È morto. Ucciso da Song. Spietato più di quanto pensassi. Che cazzo stai dicendo? Questo soldato è stato brutalmente ucciso da Song Errar. Devo ricordarmi di non farlo arrabbiare. Cioè, è un nemico, cosa dovrebbe fargli? Le carezze? Uccido la colpa di baci? A colpi di baci? Non so. Wow. Bah, troppo alto evidentemente. Eppure mi sembra di vedere qualcosa di bianco là sotto, non so. Boh. Bah. E vai. Oh 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 oh, che è successo qua che c'è un eco che prima non c'era? Che lui è stato qui. E per questo tutti voi morirete. Dovrete soffrire. Classico. Ai ai ai. Finito così? Pensavo mi desse delle note nel diario, invece niente a quanto pare. Poi non c'è nient'altro da prendere, no? Pare di no. Neanche col braccio connettore, eh? Oh 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 oh. Quanto pare ho fatto bene ad esplorare anche qua. Meglio dare una controllata. Ah, hai trovato qualcosa. Bella. No. Ok. Pronti per partire? A meno che vediamo un po'. No, qui dietro proprio non ci si va in nessun modo, eh. Neanche qui sopra. Cordova pensava che la chiave per la cripta fosse su Datomir. Hai trovato il tuo Wookiee? Sì. Ma le cose vanno male lì. L'impero è ovunque. Inquisitori? Beh, Trilla. La seconda sorella. Per ora è finita, ma ci sta dando ancora la caccia. Ho sconfitto la nonna sorella. Beh, neanche un complimento, niente. Beh, gli amici. Quando sono stata catturata dall'impero, ho resistito. Ho giurato a me stessa che sarei morta prima di parlare. Ma poi è arrivata questa ombra oscura. È stato peggio del peggiore incubo che potessi immaginare. Io ho resistito ancora. Ma alla fine sono crollata.
e gli ho consegnato Trilla. E non c'è niente che io possa fare per rimediare. Ma abbiamo ancora la possibilità di salvare quelli che sono sull'olco. Ascolta. La nonna sorella ha detto qualcosa sul diventare un inquisitore, come pare sia inevitabile. Ma tu hai sopportato quello che è successo a lei e non ti sei unita a loro. Cal. Va bene, Sir. Troveremo l'olocron di Cordova. Farà schifo, farà. Togli il tuo laser dal mio pranzo. Quanto sale ci ha messo? Il passato di Ser. Cal scopre che Ser gli ha mentito, nascondendogli il fatto che la seconda sorella non è altro che la sua ex Padawan Trilla. Quando venne torturato dall'impero, Ser fu costretto a tradire Trilla, che l'impero non mancò di catturare per trasformarla in un inquisitore. Ser, devastata, usò il lato oscuro della forza per fuggire. Da allora, temendo di sprofondare nuovamente nell'oscurità, Ser ha giurato di non avvalersi mai più della forza. Piantiamo il semino. Non pensate male, eh. Non ci è voluto molto. Eccolo qua. Perfetto. E qui noi, ragazzi, terminiamo la puntata. Grazie e alla prossima.